27esima Sagra della Panissa Vercelli è ormai una tradizione, è diciamo che una tradizione culturale della città perché segna praticamente la fine delle ferie e le accompagna dolcemente verso il lavoro. Guido Manoli, presidente del comitato Vecchia Porta Casale, allora il programma di quest'anno è intenso? Sì, è un programma come cerchiamo tutti gli anni di fornire, un bel programma che piace un po' a tutti, perché giustamente cioè, alla sagra partecipano tutti da 0 a 100 e quindi un programma deve piacere da 0 a 100 e difatti ci abbiamo queste serate in musica, la serata poi degli anni 60 che vabbè è il top, nel senso che noi lo facciamo anche perché a parte dare un programma buono, anche perché così da fuori può arrivare gente e quindi conoscere oltretutto Vercelli, che è la nostra città. Ecco, il centro è la Panissa, ma però ormai tutti conoscono questa sagra perché c'è un contorno appunto di spettacoli, di sport, di attrazioni, di cultura enorme. Sì, perché noi, cioè, a parte la sagra, che giustamente la Panissa è la regina e quindi ringraziamo sempre i cuochi che sono in gamba a far da mangiare. Dopodiché cioè, abbiamo le gare sportive, quindi podistica, bocce e pesca. Abbiamo inserito anche un torneo di burraco, che possiamo chiamarlo sportivo o non sportivo, non lo sappiamo. E poi naturalmente abbiamo messo giù i giochi per i bambini, gratuiti, che quindi possono divertirsi tutta la sera tranquilli. E poi abbiamo la mostra, la grossa mostra che abbiamo, che quest'anno abbiamo appunto inserito dentro come novità le maglie del furbo di Pino Ferraris, no? di questi giocatori autentiche. E bon, d'altro, poi abbiamo questo tour che abbiamo fatto per Vercelli, sempre per far conoscere la nostra città, perché ci teniamo. E quindi anche questo abbiamo visto in questi 2 o 3 anni che abbiamo incominciato a farlo, ha preso piede, perché difatti già mi hanno telefonato per appunto sentire, per prenotare questa cosa.